Allora, quando immaginiamo questa dimensione applicata alla medicina, dobbiamo immaginare partendo da quelle che sono appunto le realtà aumentate, le realtà virtuali, la realtà aumentata in medicina. Ecco, se noi immaginiamo per esempio che in medicina noi nell'ambito dell'insegnamento, ma dell'insegnamento non solo parlo agli studenti o agli specializzandi, ma anche nell'insegnamento delle tecniche, no? Nuove Certo. tecnologie che arrivano, ecco, in passato queste tecnologie venivano utilizzate in simulazione, magari in modelli virtuali, cioè in vitro. Magari in modelli animali e poi piano piano venivano inseriti nell'esperienza reale. Ebbene, grazie a questa realtà aumentata noi possiamo utilizzare, diciamo, modelli di insegnamento dove portiamo la tecnologia in un mondo digitale e utilizzarla e cominciare a fare pratica. E ecco quindi, per esempio, che se noi andiamo ancora più avanti, un'esperienza di metaverso in medicina, possiamo immaginare per esempio di realizzare in un setting di sala operatoria un intervento chirurgico nel quale appunto abbiamo delle figure che sono rappresentate da questi avatar che interagiscono e realizzano interventi chirurgici. Possiamo immaginare scenari comportamentali, per esempio se vogliamo mettere di fronte un giovane medico ad una situazione in cui si potrebbe trovare realmente, per esempio nel pronto soccorso oppure in sala operatoria, in un setting di rianimazione, possiamo ricreare questo ambiente digitale e creare le condizioni per potergli permettere di far pratica su quella problematica particolare. Quindi sono immensi i campi di applicazione.